Ok, chi inizia? Hai attaccato il microfono al cellulare? Sì. Facciamo la cosa. Quindi quando vuoi non hai attaccato. Vai. Allora, chi inizia? Ciao, innanzitutto benvenuto. Grazie. Te l'aspettavi, domanda diciamo così molto laconica, ma te l'aspettavi? Alessandria, no. Bari? Assolutamente. Salto di categoria? Assolutamente no. Cioè, sono diversi anni che si parla del mio approdo in Serie B, però ogni anno alla fine saltava per un motivo o per un altro. Quest'anno che pensavo meno appunto alla Serie B, è arrivata inaspettata, è stata, inutile dirlo, una gioia incredibile. Perché pensavi meno rispetto ad altri anni? Non lo so, forse sono passati diversi anni, uno ci spera tanto. E dopo il quarto anno di fila dice evidentemente c'è qualcosa che non va, e allora ci speravo un po' meno, ecco, solo per quello. Cosa non andava secondo te, facendo un po' di autocritica? Perché comunque, leggendo anche quello che stavo scritto sul tuo conto, si parla di un giocatore estroso, vivace, di qualità. Cosa ti è mancato fino a questo momento? Ma secondo me è stato più un fattore di situazioni. Nel senso che quando ero a Bassano, che si parlava appunto che dovessi andare in Serie B, e si chiedevano tanti soldi per il cartellino, dicevano che ero incedibile, e quindi la cosa è andata poi a scemare, sono rimasto lì e ho continuato a giocare lì. Allo stesso modo, quando sono arrivato ad Alessandria, che era inaspettato, io ero in scadenza e dovevo rimanere a Bassano e rimanere in scadenza per poi appunto fare il salto di categoria. Però poi a gennaio il presidente dell'Alessandria mi ha acquistato e ho iniziato un altro tipo di percorso. E il percorso che doveva poi piano piano tramutarsi in Serie B con la stessa Alessandria, che purtroppo non è successo. E a me rimaneva l'ultimo anno di contratto con l'Alessandria e io ero mentalizzato per comunque per finire lì il mio percorso. E invece è arrivata appunto la chiamata inaspettata del Bari. Anche se la vita è sfiorata sul campo. Praticamente sì. Ho perso due volte, sia in campionato che nei playoff, che poi in finale ho perso di nuovo. Hai giocato con Lecce in derby? No, ero infortunato. Sì, ho fatto contro la Gazzetta. Sono entrato contro il Parma in finale. Perché ho giocato la prima con la Casertana, poi mi sono fatto male. E quindi le ultime le ho saltate, giustamente quelle sono partite che nonostante uno può essere importante quanto vuole per la squadra, ma deve giocare chi sta meglio, perché sono partite troppo importanti. Ultima domanda, i tuoi capelli ti rappresentano un po', sono un po' la sintesi di quello che sei sul campo? Sì, molto, molto, molto. Infatti tutti, perché non li tagli? Perché non li tagli, ma non c'è niente da fare, non ce la faccio. Flavio? Più attaccante esterno, più mezzala, descriviti. Un giocatore che gli piace stare tra le linee, a disposizione dell'allenatore e dei suoi compagni. Senza un più offensivo che difensivo. Questo è in sintesi quello che posso fare. Sorpreso, no, dell'approdo a Bari. C'è un estimatore in particolare che ti ha voluto per Bari? Ma io ho sentito appunto prima del mio arrivo, ho sentito spesso il direttore Sogliano che mi ha osservato soprattutto nelle prime partite di Coppa Italia che avevo giocato. E mi ha detto che lui gli ero piaciuto per il mio modo di fare, per il mio modo di interpretare le partite. Era interessato, secondo me, naturalmente parlando con l'allenatore, perché altrimenti non sarei potuto venire qua, un minimo di interesse c'era anche da parte sua, però a dirti sinceramente chi è che mi ha voluto fortemente non saprei. Io l'unica cosa che so è che mi è stata data un'opportunità
troppo importante per la mia carriera da non lasciare scappare, assolutamente. È un'età giusta, un'età dove sei più maturi, dove si è fatta tanta gavetta, perché io non ho mai giocato in Serie B, però ho fatto tanta Lega Pro. E davvero io sono pronto per giocarmi le mie carte, perché davvero mi è stata data una possibilità incredibile che magari per molti può significare poco, ma per me, che per il mio percorso, per il mio passato, significa veramente tanto, e non ho voglia di deludere né me e né tanto le persone che hanno avuto questa visione in me. Senti, in un gruppo dove soprattutto dove ci sei tu, possa giocare da esterno, offensivo o da trequartista, c'è tanta qualità, no? Pensiamo a Tantissimo. Brienza, ai Galano, in Prota, insomma, è anche forse anche un modo, un motivo di crescita, di confronto e di crescita per te. Assolutamente sì. Sono un sacco di giocatori che non ve li devo raccontare io per il trascorso che hanno, e allo stesso tempo ci sono giocatori giovani e comunque con esperienza da cui io posso apprendere. Non è detto che se un giocatore sia più giovane di me io non debba imparare niente. Io sono qui per iniziare un nuovo percorso calcistico, dove veramente penso di aver tanto da imparare. Cioè, più riuscirò a osservare i miei compagni, più riuscirò a seguire quello che mi dirà l'allenatore, e penso che lì sarà veramente la svolta importante. Scusa se torno sui tuoi capelli, ma Sì. sono naturali o ti sei Naturali, fatto naturali. così? Naturali. Ho deciso di lasciarli crescere un giorno e basta, non mai più tagliati. Senti, questa somiglianza con Marcello la rivedi un po' dal punto di vista un po' estetico, no? Sì. Perché è lui, no? Dai tempi di Bassano che mi chiamano, Si chiama sì, Marcello. un po' Marcello, un po' Valderrama ogni tanto, sì. Però è una Ogni parola tanto Pujol. più ossigenata, diciamo. Un'altra cosa, quando lo vedi da lontano Bari, immagino qualche partita del Bari, anche del Certo. passato, che idea ti sei fatto di questa squadra, di questa piazza, di questa Ma penso immagine? che sia una delle piazze più importanti del calcio italiano. Per la storia, per il suo trascorso, posso dirti che sfortunatamente non ero mai riuscito a vedere una partita dal vivo, non sono mai riuscito a venire in questo stadio qua. E quando sono arrivato il primo giorno da fuori, sinceramente quasi non ci credevo, cioè è un effetto importante. Per di Però più entrare in campo è. per le tue caratteristiche questa è una piazza, diciamo anche dal gusto un po' sudamericano, abbiamo la giocata, ma no? Non so, Quindi vai da divertirti, insomma, hai da accenderti, mi hanno, si sì, dice. mi hanno raccontato un po' della tifoseria molto calda, che sotto questo aspetto piace molto. Simone, benvenuto naturalmente a Bari. Hai detto Grazie. prima la Serie B l'hai persa due volte l'anno scorso, prima con la Cremonese e poi col Parma. Volevo chiederti, tra l'altro proprio in Coppa Italia l'ultima sfida del Bari si è disputata proprio contro la Cremonese, grande rivale del campionato che ha fatto anche una grande rimonta. Ti chiedo, ti sarebbe piaciuto scendere in campo anche per una questione, no, personale, poi se ti va anche di ripercorrere le tappe dello scorso campionato? Perché a un certo punto l'Alessandria sembrava avere la B in tasca, poi c'è stato un crollo in verticale che ha impedito il concretizzarsi di quello che sarebbe stato un grande ritorno nel grande calcio. Guarda, riguardo alla partita dell'altra sera, ero arrivato da 2 giorni e praticamente conosco poco e niente di quello che vuole il mister, di quello che hanno provato i ragazzi, quindi sinceramente il pensiero di giocare sarebbe, penso, proprio sbagliato averlo. Quindi, per il resto sì, è stata una mia rivale. Non nego che entrando in campo e vedere i giocatori che conoscevo, che conosco, che mi hanno portato, non mi hanno portato io, che abbiamo regalato, perché giustamente sono stati loro bravi a non mollare mai, ma secondo me la maggior parte delle cose le avevamo fatte noi. Ci siamo lasciati sfuggire una promozione praticamente già fatta. Non so dirti che cosa è successo
in particolare c'è di fatto che abbiamo perso delle certezze durante il ritorno al campionato e ogni minima cosa negativa che succedeva ci stravolgeva un po' la partita o la settimana, e quindi sta di fatto che abbiamo perso. Poi sembrava avessimo un'altra possibilità e ce la stessimo giocando nella maniera giusta, che era quella dei play-off, però si è visto anche lì che nel momento più importante, come lo sono state tante partite durante l'arco del campionato, siamo venuti a mancare. È un peccato perché comunque c'era una promozione praticamente in Serie B, in una piazza dove non va da 43 anni, 42 anni, era proprio in generale una gioia per tutti quanti, oltre che per me, per la piazza, per i miei compagni. Però purtroppo è andato così, il calcio è questo, bisogna far vedere che nonostante queste brutte sconfitte bisogna rialzarsi e ripartire. Io mi sono rialzato subito e mi è stata data questa opportunità, come ho detto prima, inaspettata, e non voglio assolutamente lasciarmela scappare. Due domande al volo: cosa dunque hai imparato da questa esperienza? Poi anche col Bassano è capitata purtroppo la stessa cosa. Purtroppo. E poi ti chiedo, abbiamo parlato dei giocatori, naturalmente c'è gente di qualità sicuramente, giovani con esperienza come hai detto tu, ma ti chiedo anche il mister, che impressione ti ha fatto, che tipo di approccio, soprattutto come si lavora con Fabio Grosso? Poi tieni anche conto il fascino del campione del mondo, cioè c'è sempre. Allora, il mister mi ha fatto una grande impressione, nonostante sia molto giovane, ha un carisma importante, si vede, e sotto l'aspetto del lavoro posso dirti poco, perché sono arrivato veramente 2 giorni prima di una partita, quindi la metodologia di lavoro era più prontamente fatta per la partita, erano quasi rifiniture, quindi ho lavorato ancora poco con la squadra, con il mister, per vedere quello che chiede. Però giustamente mi ha dato un bel impatto, ecco, un bel impatto. Infatti il trequartista l'ha spesso utilizzato nella Juventus e nel Primavera, cioè potresti essere anche agevolato dal fatto che lui da 2-6 al trequartista lo fa giocare. Guarda, io sinceramente non ho parlato ancora in prima persona col mister, perché comunque c'era una partita di mezzo e si pensava a preparare la partita giustamente, e ancora non ho parlato col mister. Penso che comunque mi conosca, mi abbia visto e abbia già le sue idee fatte nei miei confronti. Io sono a sua completa disposizione. Ovunque mi metterà, io darò il massimo per la squadra. Cercherò veramente di dare il meglio, sia che vengo messo a disposizione 1 minuto, 90 minuti. Io sarò lì, sono qui apposta per dare il mio contributo. E avevo il tempo già di scegliere il numero di maglia? No, ho scelto per la Coppa Italia, ho scelto il 54, solo per la Coppa Italia posso usarlo, per l'anno di nascita di mio papà, e come prima maglia ci tenevo molto. E in campionato ancora non ho scelto, ci saranno magari, penso, non so, ancora delle variazioni, sì. Comunque penso che il numero non sia una cosa così, così fondamentale. Ti sei fatto un'idea sul prossimo campionato di Serie B e dove collocheresti al momento il Bari? Io penso che il Bari in questo momento abbia le carte regole per disputare un ottimo campionato. Poi si guarderà, io sono abituato a guardare partita dopo partita senza darmi degli obiettivi in particolare. So che devo entrare in campo per prendere i 3 punti, chiunque mi trovo davanti, che sia la più forte del campionato o tra virgolette la meno forte. Quindi semplicemente questo, partita dopo partita, e poi si vedrà quello che succederà. Adesso comunque il campionato ti sembra più equilibrato, più difficile? È un campionato molto difficile, secondo me, rispetto ad altri anni. Ci sono molte squadre attrezzate,
Sarà davvero già di per sé, secondo me, il campionato di Serie B è molto duro. Quest'anno lo sarà ancora di più, però lì spetterà a noi cercare di renderlo il meno difficile possibile. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.